Nella mia tesi ho voluto affiancare alle teorie della biotrans energetica la teoria dell'osteopatia biodinamica e ho trovato un approccio che può essere complementare, arricchente e al quale la BTE può offrire un notevole apporto sui piani sottili. In particolare il respiro è stato un elemento che a partire dalla pratica del grande gesto ho sempre sentito molto mio, molto presente, molto vivo, proprio toccato con mano. E leggendo le teorie dell'osteopatia biodinamica ho ritrovato il soffio, il respiro di vita, come fondamento dell'essere umano e del corpo. E quindi, pur avendo l'osteopatia un approccio proprio quasi medico, quindi si lavora sulla biologia, sull'anatomia, sulla fisiologia, tutto parte dal soffio di vita, dal respiro. Ciò che è stato non proprio un limite, comunque dove è arrivata l'osteopatia è stato riconoscere che c'è questo soffio di vita e da lì portarlo attraverso il corpo con la respirazione, attraverso i movimenti che la respirazione provoca all'interno del corpo umano, quindi attraverso il liquido cefalorachideo, il diaframma e il sistema fasciale, e andare a lavorare su quello. Ciò che porta la BTE, questa integrazione dei vari corpi, dà maggiormente valore a questo movimento corporeo, ma anche ai movimenti sottili. E quindi quella divisione tra il corpo che funziona così perché il soffio entra dentro diventa unione nel momento in cui il soffio respira, il respiro si respira e tutto è unito. Quindi il mio corpo che si muove attraverso la meccanica in realtà sta rispondendo a una respirazione che è oltre, che è dentro di me, che è fuori di me, che è in tutto l'universo e che è qualcosa che noi possiamo andare a percepire e a immaginare lontanamente, che poi è quello che è l'essenza. È da lì che tutto arriva, si incarna nel nostro corpo attraverso il respiro. Io faccio esperienza di ciò che è oltre e di ciò che è qua. Noi lavoriamo anche attraverso il veicolo corporeo. Una conoscenza e una sperimentazione della meccanica corporea, del meccanismo che è il nostro corpo, di come si muove, di come si armonizza, di quali sono le proprie peculiarità palpabili, sono una enorme porta d'accesso che noi vediamo per esempio in alcune pratiche tipo il corpo del sogno. È un veicolo fortissimo attraverso il quale noi passiamo per poi armonizzare tutti i livelli. L'osteopatia biodinamica ha come focus questo corpo qua, più altri due corpi che però sono sottili ma non sono esattamente diciamo individuati come quelli che abbiamo noi in BTE. Attraverso quindi questo si possono poi lavorare gli altri livelli, si possono armonizzare gli altri livelli e la biotrans energetica porta le competenze per farlo, per esempio sul livello emotivo e sul livello transpersonale che viene intuito, accennato, ma non viene esplorato nell'osteopatia.